È acceso, è buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, grazie perché siete qui a questa manifestazione. All for Christmas. All for Christmas è una prima manifestazione musicale, la potremmo chiamare una kermesse musicale. Una kermesse rara e unica. Unica perché è la prima volta che si realizza qualcosa di questo genere. E infatti basta guardare intorno a voi quante persone. Quindi grazie a ognuno di voi. Prima di iniziare vorrei che faceste un grande applauso, così, un applauso per far sentire che ci siete, un applauso per far sentire che sostenete i vostri figli, i nipoti, ognuno dei ragazzi che rappresenta un pezzettino della vostra vita sicuramente. E anche per riscaldare un po' questa serata frizzantina, che poi siamo stati anche fortunati, proprio fredda fredda non è. Cos'è All for Christmas? Come nasce? Innanzitutto io ho detto che è una manifestazione unica e nella sua unicità questa manifestazione voglio dire che conserva il valore della rarità. Perché? Perché è la prima volta che quattro istituzioni, è la prima volta che quattro plessi, quindi quattro paesi differenti, si uniscono con un solo obiettivo, con una sola visione. La visione solitamente porta alla crescita. Quindi è stato stilato un protocollo di intesa, un patto di corresponsabilità tra Frigento, Gesualdo, quindi che ci ha aperto questa sera le porte, Sturno e Villa Maina. E immaginate quanto possa essere stato difficile anche la realizzazione di tutto questo, perché nel pensare a questa cosa ho pensato appunto, a volte è difficile mettere in equilibrio solo due pensieri, due teste, marito e moglie. Qui si trattava di unire quattro amministratori, unire i responsabili docenti di quattro plessi, unire tanti bambini e tanti ragazzi, perché non parliamo solo di bambini. Quindi davvero è stato questa sera un grandissimo obiettivo, e non voglio dire un traguardo, perché ancora non è un traguardo, ma un bellissimo inizio. All for Christmas vede la partecipazione di bambini dai 5 ai 13 anni, e il mio più grande ringraziamento va proprio a loro. Perché non è facile immaginare che questi ragazzi si possano esibire davanti a tutti voi. Sembra scontato probabilmente, ma non lo è affatto. E quindi a questo punto vorrei invitarli a scendere. Vorrei che cavalcassero questa scalinata, proprio perché è bello che iniziano a familiarizzare, è bello che vi possano vedere e che possano respirare anche loro quest'aria. Quindi così, seguendo l'ordine di chiamata, chiedo ai ragazzi di scendere. Allora, prima scenderà la scuola primaria di Gesualdo, poi Villa Maina, la scuola primaria. A seguire, mi sentono sopra? A seguire la scuola primaria di Sturno. Man mano che i ragazzi scendono, vi chiedo cortesemente di accoglierli con un applauso, perché per loro la difficoltà è immane. Quindi immaginate che state applaudendo a ognuno dei vostri figli.
ripeto, quindi la scuola primaria di Gesualdo, la scuola primaria di Villa Maina, la scuola primaria di Sturno, la scuola primaria di Pila e la scuola primaria di Figento. Questo sarà l'ordine. Poi ci sarà la scuola secondaria, ancora a seguire. Eccoli, bellissimi, con questo cappuccetto rosso, siete bellissimi. Un grande applauso e di incoraggiamento, belli e coraggiosi. Ancora facciamo accomodare la scuola secondaria di Frigento, di Pila e la scuola secondaria di Sturno. Ok, piano piano arriveranno. Questi bambini che sono qui e che ancora, esatto, accogliamoli con un applauso man mano che scendono. Un applauso e un ringraziamento a loro, e il mio ringraziamento oggi volge anche a voi, perché tutto questo non sarebbe stato possibile se voi non aveste accettato, se voi non aveste portato oggi qui i vostri figli, quindi a loro che sono dei grandi attori. Quando si muove una macchina organizzativa, alle spalle c'è tanto. Noi oggi vediamo un prodotto finito, un prodotto finale, ma ci sono c'è tanto impegno affinché questa si realizzasse. Però io non sento l'applauso, il pubblico deve essere un po' più vivo pensando che ci sono i nostri figli. Anche i docenti devono essere ringraziati, quindi voglio ringraziare voi, voglio ringraziare i protagonisti indiscussi che sono i bambini, voglio ringraziare i docenti, voglio ringraziare gli amministratori, tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno dato un pezzettino di loro affinché questo si realizzasse. Bravi bambini, bravissimi, siamo pronti. La scuola a volte uno pensa che sia soltanto imparare a leggere e scrivere, ma non è questo. Guardate che oggi è una grande palestra di vita quella che stanno vivendo i bambini, perché imparano a superare l'impatto con il pubblico e si stanno formando. Quindi a questo punto quello che voglio dirvi è che la scuola forma a 360 gradi. Che cosa significa? Che la scuola è preparazione alla vita. A preparare il tutto con professionalità, con dedizione, con impegno, abbiamo il direttore artistico, quindi Armando Alfano, a cui, anche a lui, Armando, per favore volgiti al tuo pubblico, voltano i nostri complimenti, perché sappiamo che dietro c'è stato un immane impegno per la tua dedizione, ambizione e anche visione. A questo punto vorrei invitare accanto a me al primo cittadino, quindi al sindaco Domenico Forgione, e vorrei altresì al mio fianco Alessia Avagliano, e vi spiegherò le ragioni per cui vorrei entrambi al mio fianco. Vi ho detto che è un protocollo d'intesa che è stato stilato tra quattro amministrazioni, e quindi voglio ringraziare anche gli altri sindaci che poi ascolteremo, quindi il sindaco, e intanto abbiamo qui con noi il primo cittadino, il sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione. Domenico Forgione ha aperto le porte di casa, è stato un ottimo padrone di casa e inoltre ci accoglie in uno sforzo suggestivo tale da rendere questa manifestazione ancora più affascinante, ancora più impreziosita. Oltretutto Gesualdo è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. E ancor di più abbiamo Carlo Gesualdo, che ha dato i natali appunto ai musici di Carlo Gesualdo. Quindi sindaco, tutte queste combinazioni fanno presagire a un futuro prospero. Lei, oltre al suo valore istituzionale, la sua figura istituzionale, come ha letto questo trade union tra tutti questi paesi, questi bambini che sono presenti qui? Quale messaggio sente di dare? Innanzitutto buonasera a tutti.
devo ringraziare necessariamente, ma non per un dovere istituzionale, ma per un rapporto di stretta amicizia, di stretta collaborazione, che consente di fare bene nei nostri paesi. Quindi il mio ringraziamento va innanzitutto al preside, al professore Franco di Sicilia, che si è reso disponibile ad accogliere questa manifestazione nella scuola, al professore Armando Alfano, che è stato l'ideatore di questa manifestazione, con la collaborazione dell'assessore con delega all'istruzione Alessia Vagliano, ovviamente tutti i docenti della scuola, perché senza i docenti e senza il personale scolastico sarebbe stato, non dico difficile, ma impossibile poter realizzare questo momento straordinario e meraviglioso. Il ringraziamento ai sindaci di Villa Maina, al preside Trunzio, a Vito Di Leo, sindaco del comune di Sturno, e ovviamente al sindaco di Frigento Carmine Ciullo. Il segreto è nei rapporti amicali tra le istituzioni, tra chi rappresenta le istituzioni, e quindi un rapporto di fattiva collaborazione con i sindaci del circondario. Credo che dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo essere fieri, dobbiamo essere contenti, con una parola molto semplice, di avviare, come abbiamo fatto, iniziative di questa portata per un duplice aspetto. Non è soltanto l'aspetto coreografico che ci deve inorgoglire, che rende la visione bella, ma ciò che è importante è la collaborazione, il fatto che i ragazzi, che i bambini stiano insieme, perché siamo al punto di dover superare le barriere tra i paesi, perché noi siamo un unico paese, fanno parte della stessa scuola, devono stringere rapporti, devono tessere relazioni. Questa è la cosa più importante. Detto ciò, credo che un ringraziamento vada anche a Valentina, che ci ha onorato della sua presenza. Della sua presenza. E ovviamente consentitemi due applausi che sono doverosi. L'applauso più grande va fatto ai bambini che questa sera stanno rendendo magica l'atmosfera del nostro paese. E ovviamente, oltre a questi straordinari bambini, ai ragazzi dell'orchestra, dovete consentirmi una cosa. Senza di voi, senza i genitori, senza i nonni, questa atmosfera fantastica non ci sarebbe stata. Grazie a voi per l'impegno e per la collaborazione, perché la collaborazione tra la scuola, il comune, le famiglie è fondamentale per far crescere le nostre zone. E concludo. Non dobbiamo sperare in un futuro prospero, noi già siamo in un presente prospero, e grazie a voi, grazie, 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 auguri di buon Natale. E non poteva che augurarci un buon Natale migliore, un futuro prospero che già lo viviamo. Ho voluto qui, anche a fianco quindi al sindaco, ho voluto Alessia Vagliano, perché Alessia è una giovane di SGA, nella vita è questo quello che fa, ma è anche assessora alla pubblica istruzione. Se tutto questo è stato possibile è perché, cari miei, quando le donne si mettono in testa qualcosa, ahimè, guai a chi ci capita. E lei un po' la voglio immaginare come una goccia che scava la pietra, come proprio una goccia che scava la roccia. Lei è stata così, quindi caparbietà, determinazione, ha creduto in questo progetto, ha voluto che si realizzasse questo protocollo d'intesa, e come possiamo vedere c'è riuscita. E quindi mi sembra giusto, mi sembra doveroso ascoltare quali emozioni adesso lei prova nel veder realizzato quello che è stato anche un suo sogno. A te Alessia. Buonasera a tutti, sono davvero commossa nel vedere tanti bambini. Questa sera Gesualdo si è realizzato un connubio perfetto. Scuola, famiglie ed enti, espressione di un'importante alleanza educativa, in quanto corresponsabili dell'educazione e della formazione delle future generazioni. Io credo che la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, qualunque essa sia la sua natura, rimarca la relazione necessaria
scuola-territorio, in quanto contribuisce all'ampliamento dell'offerta formativa. Io rinnovo i miei ringraziamenti ai sindaci di Sturno, Frigento e Villamaina. Doverosi e dettati dal cuore sono i ringraziamenti a tutti gli amministratori, in particolar modo ad Antonella Solomita per la collaborazione proficua, e un grazie speciale a Gian Vincenzo che rappresenta un'ottima risorsa nella nostra comunità. Grazie al dirigente scolastico, alla vicepreside Fiorella Losco, che io definisco il cuore pulsante degli CG Pascoli, in quanto sempre presente, attenta e disponibile. Grazie agli impiegati e agli operatori comunali che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Grazie al nostro parroco, Padre Enzo Gaudio, che ci affianca in ogni iniziativa. Ma soprattutto un grazie speciale, un grazie di cuore a voi bambini e a voi ragazzi, non solo per l'impegno profuso e per la dedizione dimostrata. Grazie perché stasera qui voi riuniti siete testimoni di un valore inestimabile, la condivisione. Grazie, buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Grazie, grazie Alessia. Volevo chiedere all'amministrazione, quindi al sindaco Di Leo, al sindaco Nicola Tupio e al sindaco Carmine Ciullo, di raggiungermi per cortesia, di modo che anche loro possano lasciare un saluto, perché non ho finito di spiegare una particolarità di questo protocollo. In effetti, oggi, buonasera, oggi siamo ospiti della bella Gesualdo, di questo bel borgo, però poi ogni anno cambierà, un giorno, un anno saremo ospitati da Frigento, un anno saremo ospitati da Villamaina e un altro anno da Sturno, quindi i quattro che hanno firmato questo protocollo, e questo rappresenta una grande crescita. A fianco a me riveste il duplice ruolo, quindi lo posso presentare come sindaco di Villamaina, Nicola Tupio, e anche dirigente scolastico. E la mia domanda va proprio nelle sue duplici vesti. Come lei, occupando entrambi i ruoli, percepisce questo patto di corresponsabilità? Quanto può essere importante per la valorizzazione anche del territorio? Educare i nostri ragazzi, buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio per essere qui così numerosi. Mi associo ai ringraziamenti già fatti. Educare i ragazzi a questo tipo di iniziative, allo stare insieme, è uno degli asset fondamentali di quella che si chiama ancora, che torna a chiamarsi educazione civica. Noi, per avere una società migliore, nella quale non ci siano le evidenze degli individualismi e degli egoismi, ma che ci sia appunto la capacità di stare insieme, l'associazionismo, dobbiamo cominciare a educarli fin da piccoli. È proprio quello che stiamo facendo in questo dialogo tra scuola ed istituzioni. Si è detto di questo accordo, un pensiero ai giovani, ai ragazzi, alle future generazioni. Io credo che, guardando da quella fenditura che ci lascia intravedere il nostro futuro, viene fuori questa sera un bel raggio di luce. Quindi siamo tutti fiduciosi nelle future generazioni, è un bel messaggio questo anche contro quella brutta parola che è lo spopolamento che attanaglia le nostre terre. Vedere così tanti bambini radunati qui oggi a Gesualdo è un messaggio veramente bello per il nostro futuro, nella direzione della ricerca di quell'antidoto contro lo spopolamento, che è una delle minacce che attanaglia le aree interne dell'Appennino meridionale. Quindi ce ne andiamo tutti più rincuorati e guardando in questa fenditura che volge al futuro, veramente viene fuori un bel fascio di luce, un bel fascio di luce bianca, rossa e azzurra, come il colore degli indumenti che indossano questi ragazzi. Per cui complimenti alla scuola innanzitutto, ma un pensiero veramente nella direzione del futuro, che vede come protagonisti questi 500 bambini. Grazie al sindaco Nicola Tupio. E sindaco di Frigento abbiamo qui con noi, di Sturno, Erbo,
Il bello della diretta è anche questo, che si possono commettere gli errori. Allora, il sindaco di turno, Vito di Leo. Una bella sfida, direi, anche una bella conquista. Quando le è stato proposto, come ha interiorizzato questo progetto, questa manifestazione? Grazie, buonasera a tutti, buonasera bambini. È una gioia immensa vederli qui riuniti, questi 500 bambini. Come l'abbiamo presa? L'idea è stata bellissima da subito, ci mancherebbe, oggi abbiamo qui l'evidenza, tocchiamo con mano quella che è un'organizzazione perfetta e voglio ringraziare a questo punto la scuola, innanzitutto il dirigente scolastico, ma tutto il corpo docente per aver preparato i bambini per questa serata, direi straordinaria, unica nel suo genere. Certo, c'era pure qualche perplessità espressa anche dalle mamme, dobbiamo anche dirlo, ma abbiamo fugato ogni dubbio, abbiamo aderito con piacere, perché quando appunto si mettono insieme tutti questi bambini, vederli contenti, vedere contenti loro, vedere contenti i nonni, i genitori, è una gioia immensa. È una cosa bellissima, quindi complimenti all'assessore Alessia che ha avuto questa bellissima idea e complimenti al comune di Gesualdo, perché questa location si presta, evidentemente da qui è nata l'idea, si presta proprio per questa manifestazione che, ripeto, è unica. Io ringrazio innanzitutto il corpo docente, i genitori, che hanno collaborato moltissimo, altrimenti queste cose non si potevano fare, e ringrazio tutti i gesualdini che ci hanno accolto in maniera calorosa come sempre. Grazie, buon divertimento, auguri ragazzi, un abbraccio ideale a questi bellissimi bambini. Ed ora con noi anche il sindaco di Frigento, Carmine Ciullo. Volevo chiederle, volevo farle una domanda. Queste iniziative potrebbero anche essere viste un po' come un indotto economico, se vogliamo. Ad esempio, Frigento in passato ha visto una manifestazione che ha teso a valorizzare il territorio come svicolando. Anche questa potrebbe essere una valorizzazione del territorio, ma potrebbe essere anche un indotto economico. Assolutamente, intanto buonasera a tutti, chiedo scusa per il ritardo. E questa è una domanda importante, perché noi dobbiamo fare tutto per migliorare le condizioni economiche dei nostri territori. Se lo facciamo attraverso il turismo, attraverso la capacità di ospitare le persone, è davvero ancora meglio, è un privilegio. Io mi permetto di dire che comuni come Gesualdo, anche come Frigento, anche gli altri, Gesualdo e Frigento negli ultimi anni hanno avuto anche un importante riconoscimento, insomma sono entrati in un club prestigioso come quello dei borghi più belli d'Italia, non è cosa davvero da poco. E allora le iniziative come queste sono davvero fondamentali per dare un messaggio che il territorio c'è, e poi quando questo messaggio viene attraverso la scuola, attraverso i giovani che sono il presente e sono il futuro dei nostri territori, davvero ancora meglio. Quindi da parte mia i complimenti a chi ha organizzato, alle scuole, al preside della nostra scuola, a tutti quelli che si sono impegnati per realizzare una manifestazione come questa. C'è un colpo d'occhio meraviglioso, davvero davvero molto bello, quindi complimenti a tutti, e questa è una iniziativa che dovrà continuare e continuerà senz'altro. Grazie davvero e buona serata, buon divertimento. Grazie agli amministratori. A questo punto arriva il bello, a questo punto possiamo addentrarci proprio nel vivo della manifestazione. Il vivo della manifestazione ha un pilastro, il pilastro è la musica. La musica in tutte le sue forme, la musica cantata e la musica suonata con gli strumenti. La musica viene considerata la più elevata delle arti perché ha un valore catartico. Quindi non ci resta che ascoltare in religioso silenzio, accogliendo
questi grandi attori con un calorosissimo applauso e a voi il palco di questi bellissimi bambini. Marco Mannetta è pregato di raggiungerci. Allora, intanto che arriva Marco Mannetta, possiamo partire. Thank you.
la puoi far passare, ma questa bimba è forte, non vedi? Thank you.
Sa, prova. Ragazzi della secondaria, mi raccomando, in questo brano, stiamo facendo All One The Same Come Acini. Fatevi sentire da lì, non riesco a comunicare bene, però vi vedo, vi sento. Ascolteremo uno scorcio da parte di Vanessa Famiglietti, di soli 11 anni, che ci canterà come solista Astro del Cielo.
allegra e dolcezza. Adesso ancora ascolteremo la solista con Sweet Child of Mine da parte di Maria Luisa Tepisco. Ancora ascolteremo una nuova solista con Bergamo Angela in Alleluia. Thank you.
Lasciasse un pensiero il nostro direttore artistico Armando Alfano, che abbiamo visto che si è sbracciato, abbiamo visto che si è dato da fare, e così come vi dicevo, dietro questa organizzazione, dietro questo risultato, quello che vediamo, c'è tanto lavoro. E quindi volevo ringraziare Angelo Popolo come direttore d'orchestra, grazie, perché ognuno è un pezzettino, ogni pezzettino di chi ha collaborato ha permesso questa riuscita. E voglio lasciare il microfono all'emozionatissimo, l'avete visto come si scalmanava là sopra? Adesso diamo il microfono, vediamo che dice Armando Alfano, che già piange. Allora, grazie, grazie ragazzi, i sogni si avverano anche grazie a voi per me. Grazie, grazie, grazie. Sono stati mesi di duro lavoro, vi devo ringraziare perché siamo cresciuti e piano piano diventavamo sempre più bravi, 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 bravi. Grazie alle maestre, grazie alle professoresse, grazie a chi ha creduto in me, grazie Gesualdo, grazie Villa Maina, grazie Sturno, grazie Frigento, grazie Pila. Tutti i rappresentanti di presso si sono messi completamente a disposizione
in questo periodo. I responsabili presso mi hanno visto un po' come un incubo, ovviamente arrivavo e stravolgevo le loro lezioni, mi dispiace, chiedo scusa per questo, però il risultato l'abbiamo visto. Grazie, grazie Pasqualino, Marcella, Ritania, Vania, Maria Teresa D'Adamo, dolcissima, Pompea, Tina, Salvatore, Mara. Grazie al rappresentante dell'istituto pure, Antonio Battista, con lui i problemi non esistono, lui li risolve. Grazie Enzo Zumma, si è messo a completa disposizione. Ma ritorno un attimo dietro, questo sogno è stato grande e è stato necessario condividerlo da subito con Fiorella Losco, combattente ma grande sognatrice che può accogliere un pazzo come me. Ok, vulcanica e insostituibile Alessia Avagliano, il mio Vesuvio personale qui a Gesualdo. Se volete qualcuno che vi insegni l'amore per la musica, chiamate Antonella Schena, lei ve lo sarà, ve lo saprà dare. I ragazzi la amano perché lei è fantastica ed è solare, sorridente, è la maestra che vorrebbero tutti, l'avrei voluta pure io. Ok, questo pacchetto privilegiato che avete visto saltare è resistente, l'ho testato, è stato costruito con amore da mio carissimo amico, cioè amico di mia moglie, poi è diventato mio carissimo amico Andrea Dadese. Grazie Andrea, ti voglio bene. Impreziosito dal dipinto di WePaint, è nato sì un nuovo progetto creativo nato a Gesualdo, capeggiato da Chiara Zarrilla con Mattia Pesiri, Carmine Mangiante, sono fantastici. Se volete realizzare un sogno chiamate loro, sono bravissimi. Grazie ai bar che hanno offerto tè caldo per i giovani artisti, Gian Vincenzo Savignano ad avermi presentato questa splendida presentatrice, grazie Valentina dell'amore che mi hai donato già da subito, ci conosciamo pochissimo però ti richiamerò. Grazie al Forum dei Giovani, grazie a Strea e se mi permettete voglio ringraziare un altro motore, altrimenti io potrei essere pure che abbandonavo perché è stato faticoso, sì. E mia moglie Maria Luisa De Prisco, grazie, è stata essenziale affinché questa macchina gigante ovviamente funzionasse. E se sono oggi qui a fare arte, se me lo permettete, è grazie anche ai miei genitori che sono qui presenti, che ringrazio, e al mio primo maestro, dovete pensare, qui presente, mi ha insegnato lui la musica, il maestro Gioacchino Corrone, primo violino dell'Orchestra Nazionale della RAI, Sinfonica della RAI. Quindi grazie Gioacchino, non ti ho mai ringraziato nella mia vita e anzi ti becchi questo. Grazie ragazzi, vi amo, ci vediamo prossimo anno, se non voglio un bis. Non lo so, volete un bis? Ah, questo bis è stato pensato per i ragazzi perché è un augurio, parla d'amore, parla di sentimenti, il teatro italiano, il teatro di Puccini, e ovviamente parla anche di, sul finale canta, sicuramente qualcuno se la ricorderà, e canta delle parole che portiamoci nel cuore. Ragazzi, portatele nel cuore queste parole che cantiamo nel finale, perché è un augurio da parte mia affinché la vita sia vincente per voi. Vi voglio bene, vi amo, grazie, grazie, grazie ragazzi. Subito dopo il canto ascolteremo anche il saluto del nostro dirigente scolastico, perché senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi intanto invito il dirigente ad avvicinarsi a me, a fare questo sforzo.
spettacolo nello spettacolo, l'emozione nell'emozione. La musica è intorno a noi, quindi non bisogna fare altro che ascoltarla. Come vi dicevo, affianco a me il dirigente scolastico, e ascoltando questa canzone mi è venuto in mente qualcosa. Vincerò è un dirigente scolastico, ma è stato nuovamente da poco eletto per l'ottava consigliatura, quindi consigliere provinciale. Giungano i nostri auguri, non potevo approfittare di questo Vincerò. Sarebbe bello se facessimo un applauso caloroso, sarebbe molto bello. Il nostro dirigente scolastico, quindi è consigliere provinciale, è il collante di tutto questo, perché è appunto il dirigente che ha permesso che questo si realizzasse, e sicuramente questo in lui ha suscitato grande emozione. Credo che ne sia rimasto lusingato, ma lo lasciamo dire a lui. Beh, abbiamo visto giusto quando abbiamo immediatamente sposato l'idea dell'ottima Alessia, è un'idea sua, il copyright nessuno glielo toglie, e questa idea l'abbiamo trasformata in un'iniziativa. E tutto oggi ha complottato affinché ci fosse il successo di questa iniziativa. Anche il tempo è stato particolarmente mite, ma soprattutto i grandi protagonisti, eccoli qui. Il futuro dei quattro paesi, il futuro dell'umanità, la nostra speranza. E fin quando ci saranno bambini come loro, questo mondo merita di esistere ancora. Sono stati ben preparati, quindi un grazie a tutti i maestri. Sono stati qui egregiamente diretti dal professor Popolo, la parte musicale, la parte canora, dal professor Alfano. E praticamente è stato tutto bello. L'accoglienza, ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale di Gesualdo per la bella accoglienza, la cornice di pubblico fenomenale, la presentatrice che tra l'altro è una mia insegnante anche nell'altro istituto di Frumeri, che non conoscevo nei panni della showgirl, ma ha un futuro anche in questo, probabilmente, anzi direi sicuramente. E che dire, che davvero è stata una bella serata. Dispiace per chi se l'è persa, pensando che oggi stasera facesse un po' di freddo. Merita, perché anche come dire, sopportare un momento di disagio, però avere un ricordo per tutta la vita, perché queste sono manifestazioni che si ricorderanno per tutta la vita, è bello per i piccoli e per i grandi. Ringrazio tutti per la partecipazione, anche la RAI e i giornalisti che hanno voluto farci da megafono. Andremo in onda sabato su Rai 3, credo all'ora di pranzo, durante il TG. Non so se Rino è ancora presente, se vuole rettificare, ma comunque semmai faremo un annuncio sul sito dell'istituto o tramite le chat che hanno organizzato gli stessi docenti e genitori. Quindi ancora grazie a tutti coloro che hanno reso possibile che questa idea diventasse realtà, e che questa realtà diventasse successo, e questo successo diventasse sogno. È andata così bene che questa iniziativa sarà replicata nei prossimi 3 anni negli altri 3 comuni, e siamo certi che la popolazione interessata aumenterà, perché stasera veramente è stata una bella serata. Che cosa dirvi? Un caloroso buon Natale, ma che sia un Natale all'insegna dei valori, non soltanto dei doni, dell'opulenza, del cibo abbondante. Un Natale di valori, di azioni buone, all'insegna del volersi bene. Auguri a tutti! Grazie, grazie a tutti. E volevo concludere con questa semplice frase. Qualcuno ha detto che noi siamo gli autori di un brano musicale. Siamo noi che scandiamo il ritmo, siamo noi che definiamo le pause e siamo noi che diamo gli accenti alla nostra vita. Quindi il mio augurio è che voi possiate scandire la vostra vita con il ritmo dell'amore, scandita dalla serenità della pace e retta dalla colonna sonora della serenità. A tutti voi, buon Natale e auguri. I ragazzi possono tornare al punto di partenza e i genitori possono andare a cucinare.
Buon appetito!